pronto, dice il signor Barozzi. Allora, se tutto pronto, pronto sia, e inizia in questo momento la gara. Grande palla di Wesley per Santon, può andare al centro, arriva Pazzini, e pazzo pazzo gol! Che bella azione, il filtrante di Wesley, il movimento senza palla di Santon che regala un pallone con scritto spingimi. Guardate la grande palla di Snyder dentro nel corridoio, Santon arriva con il piattone, la mette, rimorchio Pazzini, brucia a tutti quanti ed è un grandissimo gol. Attenzione, Eto'o! E arriva il 2-0 Snyder per Eto'o, l'accoppiata vincente al numero 26, un buon pallone dentro. Minuto 26, Muntari, Snyder, l'appoggio è un regalo al dischetto del rigore. Eto'o, servito da Wesley, non ha difficoltà a mettere in rete per il gol del 2-0. C'è Bianchetti che lo va a contrastare, c'è Wally poco distante, attenzione all'azione personale, cerca il tiro, è rimpallato, piazza ancora il colpo e c'è un gran gol del numero 20 Manuel Mariotti, che fa festa grande per aver piazzato un colpo pregevole. In mano tutti quanti ai box per l'intervallo, signor Barozzi, con l'Inter in vantaggio per 2-1. Attenzione subito a questa azione dalla sinistra, Ricchi, meraviglia Alvarez, subito in gol con un'azione da manuale, è il gol del 3-1, segna Ricchi Alvarez dopo un minuto, dopo 30 secondi, sorride, rivediamo questa percussione, l'appoggio dietro a rimorchio, arriva Alvarez per il gol del 3-1, la Mariga. Profondità per Castagnos, posizione regolare, entra in area solo, attenzione c'è Panne, va al tiro, traversa, parte sulla destra Alvarez, sulla posizione di Natalino, carica il sinistro, va in affanno Travaglia che fa una gran parata, che botta di Ricchi Alvarez. Panne che recupera al limite dell'area, attenzione, filtrante, Castagnos è solo, entra in area, attenzione, palla per Panne, va ancora, finta, la piazza e Goran! È il gol del 4-1. Minuto 13, la bella azione impostata da Goran Pandev, l'1-2 con Luca Stagnos che gli regala il pallone del quarto gol per Goran Pandev, manda a vuoto l'intervento difensivo di Caterina. Palla buona per lui, si allarga Alibek che scivola, si rialza tenendo palla, appoggiando a Natalino, può andare al cross dalla destra, Castagnos! E finalmente un cross di piatto, attaccare il primo palo, arriva Luca Stagnos, c'è il primo gol in nerazzurro anche per lui, anche se in un friendly match. Tutto questo al minuto 36, è il gol del 5-1. Lungo aggancia male questo pallone che poi Alibek va a sottrarre ai piedi di Melarini, guadagna il fondo dal lato destro, il suo cross sul secondo palo e c'è il gol bellissimo di Samuele Longo, finisce con la vittoria dell'Inter per 6-1.